Grazie Presidente. Vado a sintetizzare quello che sarà dunque il testo definitivo. Per quanto riguarda l'articolo 5, quindi la programmazione delle attività, sarà finalmente inserito nel regolamento che in caso di diniego delle disponibilità delle strutture sarà necessario che quest'ultimo sia dettagliatamente motivato e riconducibile all'attività scolastica. È una precisazione che abbiamo voluto inserire esplicitamente all'interno del testo, sebbene sia sottintesa di fatto, e proprio perché appunto vogliamo che l'applicazione del regolamento venga fatta nel miglior modo possibile e quindi nel caso di diniego, come la legge consente, della messa a disposizione delle palestre, chiediamo che questo sia motivato, perché in passato non sempre è stato così. Infine, per quanto riguarda canoni e tariffe, il regolamento prevederà che gli introiti derivanti dalla corresponsione del canone di concessione dovranno essere utilizzati compatibilmente nel rispetto dei vincoli di equilibrio di bilancio per promuovere progetti inerenti alla pratica sportiva ed in particolare per acquisti di materiale e di attrezzature sportive o interventi di manutenzione ordinaria necessari per il funzionamento della struttura. Non c'è riferimento a 50, 70, 80%. Perché di fatto fino al 100% di questi canoni potranno essere utilizzati per questi scopi. Abbiamo parlato di manutenzione, voglio sottolineare anche l'acquisto di attrezzature sportive, proprio perché è una voce che è stata aggiunta proprio in base all'esperienza e all'applicazione concreta di quello che è stabilito all'interno del regolamento e infatti avendo rimesso a posto molte palestre, più di 100, tante associazioni hanno evidenziato la necessità di migliorare il materiale a disposizione di chi frequenta i corsi. Quindi questo significa che non abbiamo più una situazione emergenziale e disperata come nel 2016. Ricordo il municipio VII che non ha avuto la possibilità di mettere a bando ben 19 palestre. Tutte e 19 palestre sono state ristrutturate o sono stati già assegnati lavori per ristrutturarli, quindi avremo palestre nuove di zecca. Il prossimo obiettivo, ecco, sarà quello di fornirne di materiali e attrezzature. Quindi siamo molto soddisfatti e voteremo favorevolmente questa proposta. Grazie.